tutti e benvenuti in questo nuovo video. Come scritto dal titolo, oggi vi presento una nuova serie, un corso, come lo vogliamo chiamare. Comunque, io definisco un corso relativo alla fotografia, tema che non abbiamo trattato tantissimo e secondo me il contenuto basilare da cui partire è spiegarvi le basi tramite una serie di, tra virgolette, lezioni dove spiego tutte le cose da tenere in considerazione quando si scatta una fotografia, come si inizia a scattare. Sia per approfondire questo tema, sia per rispondere a tutti coloro che mi scrivono e mi chiedono cosa utilizzo per fare video, quindi una reflex, e con che criterio la utilizzo, eccetera. Utilizzeremo come macchina di esempio la 7D, una Canon 7D, e dovreste anche vedermi più fluido in questo momento perché sto utilizzando un altro prodotto che vedremo ovviamente sul canale. Questa è una macchina fotografica standard, è denominata però prosumer a livello di fascia. Significa che non è proprio quella iniziale, non è una entry level. Io all'epoca, tanto tempo fa, avevo una 550D. È una macchina che comunque può essere utilizzata da chiunque, ha dei comandi leggermente diversi, ma gli esempi potrete tranquillamente comprenderli, sono molto semplici da seguire. Cercherò comunque di spiegare tutto quanto in modo conciso, potremo discutere nei commenti se avrete delle domande e metterò degli articoli di approfondimento in descrizione, perché ho preso appunto in questo modo. Sono partito leggendo una serie di articoli, documentandomi su internet, quindi vabbè, autodidatta, e come per tutti i software che abbiamo visto sul canale, per imparare non bisogna fare altro che fare pratica. La pratica continua, il passare del tempo, l'acquisire esperienza ci permette sempre di migliorare, di scattare buone fotografie in manuale e non solo. Dunque, la macchina comunque, come detto, è questa qui, quella di esempio, e sto utilizzando un battery grip per l'impugnatura verticale, quindi il form factor è sempre lo stesso, quello che tutti quanti conosciamo. Detto questo, a me non resta che casomai chiedervi qualche feedback. Pubblicherò ovviamente nel passare delle settimane tutte le lezioni e fatemi sapere casomai cosa ne pensate, lasciatemi un like se vi va su questo video, iscrivetevi per non perdervi le lezioni. Noi comunque ci vediamo all'inizio del corso, ovviamente con tutti gli altri contenuti del canale. Un saluto a tutti!